Prosegue senza sosta l'attività dell'associazione Il Guscio, nata nel 2019 a Roseto degli Abruzzi per prevenire e contrastare la violenza di genere. Solo nell'ultimo anno, da ottobre 2023 a novembre 2024, l'associazione ha effettuato circa 380 colloqui con vittime di violenza, seguendo attualmente 20 persone grazie al lavoro dei suoi volontari. L'associazione offre un supporto concreto e personalizzato. Molte vittime hanno trovato rifugio nelle case protette, altre sono riuscite a diventare autonome, ricevendo sostegno fino al momento in cui hanno lasciato le loro abitazioni e trovato una sistemazione sicura. Siamo vicini alle donne vittime di violenza, ascoltiamo le loro telefonate per poter consigliare e intraprendere insieme, senza lasciarle da sole, dei percorsi di salvezza. Per questo motivo andiamo nelle scuole, parliamo con i giovani, con gli insegnanti, nelle parrocchie, nei comuni, nelle piazze, facciamo fiaccolate, mostre fotografiche, concorsi letterari. Abbiamo la possibilità di essere ovunque, anche sui social, ci potete trovare online, sul nostro sito, sulle pagine. E siamo vicino anche alle persone che sono lontane, come nei carceri, perché con il concorso letterario riusciamo a giungere fino a loro. L'associazione adotta un modello di intervento olistico, garantendo assistenza psicologica, legale, fisica, morale ed economica alle vittime. In qualità di avvocato dell'associazione Il Guscio, quello che cerchiamo di fare è insegnare alle donne che alcuni comportamenti posti in essere dagli uomini, come messaggi continui, appostamenti sotto casa, telefonate insistenti, integrano vere e proprie fattispecie di reato. Bisogna insegnare alle donne, anche alle più giovani, a riconoscere qualsiasi forma di violenza, da quella fisica a quella psicologica, ma anche a quella economica, che colpisce purtroppo il 26,4% delle donne in Italia. A mio avviso, l'unica cosa da fare è continuare a fare prevenzione e sensibilizzazione. Soltanto attraverso la conoscenza, la prevenzione e la sensibilizzazione si potrà provare e contrastare la violenza di genere.